Incontriamo una squadra che è andata a vincere a Padova, una squadra che ha battuto la Sampdoria, una squadra che ha fatto 3 gol al Verona settimana scorsa. È una squadra che non ha mai perso da quando è arrivato questo ragazzo giovane, questo nuovo allenatore. È una squadra che credo che ormai giochi, c'ha un suo modo di stare in campo, gioca, si diverte, cioè si diverte, gioca con la gioia di giocare, quindi. Sono le partite in assoluto più difficili perché se sbagli paghi, su questo non ci paghi. Ma io spero che sia la partita del Torino, spero, ma sono un po' preoccupato effettivamente perché temo il Crotone, nel senso buono della parola, nel senso, quando una squadra gioca senza ansia, gioca in libertà e non si fanno 3 gol al Verona con grande naturalezza se non c'è un momento come posso dire, di grande serenità in squadra. Quindi. La strada è ancora lunga e piena ancora di insidie e anche in salita, visto che abbiamo scontri diretti. Quindi dobbiamo affrontare un discorso alla volta in assoluto. Siamo a un mese alla fine del campionato, quindi un mese significa le finestre sono aperte. Devi cercare di aspirare, di sentire il profumo di quello che potrebbe essere, no? Quindi a volte le energie le devi trovare anche nelle sensazioni, le energie le devi trovare nella ricerca di emozioni, le energie le devi ritrovare nel sapere che puoi, che potresti.